semplice richiamo al significato di benedire, dire benedito. Diciamo bene del Signore che ci dà la possibilità oggi di essere qui alla riapertura di questo locale. Ecco perché questo locale serva, ecco, per il sano impiego del tempo libero, per le relazioni culturali della città. Devo dire anche invocare cioè dal Signore la sua presenza. Perché quelli che sono i progetti e i sogni legati al lavoro che ha preceduto questa apertura e alla struttura stessa sia veramente benedetto dal Signore, protetto da Lui, guidato da Lui. È tutta questa l'intenzione che mettiamo, nella preghiera del Padre nostro, che adesso recitiamo insieme prima di essere aspersi dall'acqua di merenda, che si ricorda appunto la realtà cristiana. Signore, con nome santifica tutte le cose, benedici questo esercizio e tutti coloro che in essi impiegheranno le loro energie, il loro impegno, le loro disponibilità, e fa che da te siano sempre guidati, protetti, che vedi potente, il Padre, Dio e Spirito Santo. Amen. Grazie, ringrazio di cuore, perché insieme a tutti i collaboratori e ad altri magistrati, in particolare la dottoressa Capuozzo, la dottoressa Unicella, il dottor Davi, il giudice onorario, hanno reso semplice un procedimento complesso, consentendo alla città di far rivivere un presidio di cultura fondamentale. Cinema e cultura è un pezzo fondamentale della cultura, ed è un servizio per questa città sicuramente sentito, storico e riconosciuto da tutti e da chiunque conosce Vasto. Il secondo ringraziamento è a Presa Sarmi, che ha altri cinema in Italia, che ha deciso di investire a Vasto, di vivere a Vasto, e sono vastesi a tutti gli effetti. Io tempo fa li ho premiati anche perché hanno consentito una grande pubblicità della nostra città sulla rete autostradale, con dei filmati di Vasto che sono ovunque, e lo ha fatto gratuitamente. Poi un ringraziamento a tutti i collaboratori, alle ditte che hanno collaborato, non vissi lavorare veramente dalla mattina alla sera, H24, per consentire questa apertura bellissima, che indubbiamente, conoscendo la famiglia Sarmi, vedrà altri arricchimenti. Un ringraziamento all'Ufficio Cultura, a Merigo, del Comune di Vasto, ai suoi collaboratori, ad Alfonso Mercogliano dell'Avvocatura, gli assessori e naturalmente tutta la macchina comunale. Un ringraziamento ai dipendenti del cinema, che vedo con un grande sorriso che non vedevo da tempo. Consentitemi un ringraziamento anche alla famiglia Del Borrello, che a Vasto ha rappresentato il cinema, ha rappresentato per anni il cinema, sono stati quelli che hanno portato il cinema. Tre cose voglio aggiungere in particolare su questa bellissima vicenda che c'è stata dell'acquisizione del cinema da parte della famiglia Sarmi. Con questo intervento si sono conservati posti di lavoro, se ne creeranno degli altri, perché qui a fianco, quando il McDonald's andrà via, da quello che so si aprirà un punto di ristoro che creerà ulteriori punti di posti di lavoro. Quindi conservati quelli del McDonald's che se ne va, conservati quelli del cinema che arriva, prodotti posti di lavoro sul nuovo McDonald's, prodotti ulteriori posti di lavoro sul punto di ristoro. Io solo per questo farei un monumento a Sarmi e alla magistratura di Vasto, che ha consentito in persona del Presidente di creare lavoro, di creare cultura, di creare successo. L'altro ringraziamento, perché la famiglia Sarmi, l'impresa Sarmi, ha deciso di riprendere dei posti di lavoro, dei contatti di lavoro con tutti i collaboratori del cinema, cioè con quelli che a Vasto hanno fatto cinema, con tutte voi in pratica, che siete un po' la storia del cinema di Vasto, e cosa non scontata anche con un pezzo della famiglia che faceva cinema a Vasto. E solo per questo, insomma, meriti un grande applauso e un grande riconoscimento. Ringraziamo l'amministrazione comunale e il tribunale che ci ha permesso, e soprattutto a tutti quelli che hanno contribuito a lavorare fisicamente per questo progetto.